Eccoci qua ragazzi in un nuovo video, buongiorno a tutti. Appunto oggi andrò a recensire questa blind box in collaborazione con una dolcissima ragazza che anche lei è su YouTube e ha un canale appunto. Si chiama Ricciola88, con lei già ho fatto un'altra collaborazione. Vi invito appunto ad andare al suo canale, io vi lascio il link del suo canale sotto nell'info box. Anche lei fa recensioni di giocattoli, apre blind bag, blind box, apre le LOL, e quindi potreste comunque andare a dare un'occhiata. Allora, appunto oggi recensiremo la Mini Cupcake Surprise, dove appunto c'è anche il giornalino insieme alla scatolina. Allora, qui possiamo trovare la ricetta come fare mini cupcake. Cos'è il cake design e come comportarsi da principessa a tavola. Appunto, queste sono delle mini doll a cupcake. Allora, vedete, qui ci sono varie ricettine, varie informazioni, i cappelli, parla di cappelli, appunto, un'altra bella ricetta. Queste informazioni e accostamenti strani in cucina. E poi ci sono varie appunto ricettine, così come fare i cupcake. Allora, questo giochino, diciamo, questa blind bag è importata dalla Giochi Preziosi. Andiamo a vedere appunto com'è fatta. È appunto, vi dicevo, importata dalla Giochi Preziosi. È consigliata da un pubblico dai 3 anni in su. Qui ci sono tutte le varie avvertenze. Io l'ho pagata, scusate, 3,99 euro. E niente, dice che ci sono 12 diverse principesse a cupcake. Questa appunto è la versione mini che potete trovare in edicola, mentre invece al Toy Center ci sono appunto le doll più grandi, però adesso non mi ricordo il prezzo. Qui ci sono tutte le varie fragranze, qui a me già si è aperta, però va bene. C'è la fragola, l'uva, al cioccolato, al limone, alla vaniglia e questo qua non saprei cosa sia, comunque va bene. Sono di 6 diversi profumi e adesso andiamo ad aprire. Appunto, si presenta come cupcake, poi aprendo il coperchio esce fuori la dollina. A me mi si è aperto già da solo, non ho capito il perché. Qui appunto andiamo a vedere la checklist. Ok, aspettate. Credo ci sia una checklist, sì. Adesso andiamo a vedere. Allora, vediamo un po'. Appunto, ci sono tutte le fragranze che vi ho detto prima. Qui vi dà delle info dove sono stati i prodotti, eccetera. E qui appunto c'è tutta la varia, diciamo, la serie delle dolline. Allora c'è Vanessa, Courtney, Lani, Nora, Jessica, Jackie, Estelle, Jackie, mamma mia, come l'ho detto, Estelle, Adaline, Rachel, Ellen, Amelia e Lucille, credo si dica. Io appunto ho preso Amelia. Eccola qua. Questa appunto era, si presentava così, ma mi si è già aperto, ma va bene. Si presentava appunto così a forma di cupcake, dopodiché si apre mettendo giù appunto, diciamo, la base del cupcake. Mamma mia, un po' durino. Si trasforma nella dollina e questo coperchio, diciamo, si trasforma in un cappello. Che al momento, ah, eccolo qua. Vedete? Le mani sono si muovono su e giù. Qui c'è
potete vedere un difetto di colorazione, però anche di qua, però va bene lo stesso. Cioè, sinceramente, non mi sono piaciute poi più di tanto, niente proprio a confronto con le LOL, però, perché alla fine sono da edicola, però non è che proprio mi siano piaciute tantissimo. Allora, appunto, la gonnellina rossa, la maglietta color vaniglia con delle colorazioni rosse, i capelli sono sul marrone e niente, appunto, il cappello è a forma di, ha una grassa a forma di fiore, diciamo, rosa e rosso, e niente, appunto, eccola qui la bambolina. Niente, allora, se vi piacciono le bamboline io ve la consiglio, però sinceramente a me non mi dicono poi granché. Niente, io vi invito di nuovo ad andare al canale di Ricciola88, di iscriversi al suo canale, vedere il video. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Vi ricordo che c'è anche il video Ai Mai, quindi potete scrivere tutte le domandine che volete. C'è ancora il giveaway aperto nel caso qualcuno volesse partecipare. E niente, io vi lascio alla prossima e vi do un bacione. Ciao!